Abitare il futuro, Avellino provincia della mobilità. È stato questo lo slogan del convegno promosso dalla FIOM CGIL di Avellino a Lioni. In primo piano le vertenze sul fronte del lavoro, a partire dalla IA, azienda che stenta a decollare nonostante i buoni propositi. L'obiettivo del sindacato è quello di creare una filiera tra consorzi e imprese per rilanciare il settore dei trasporti alla luce della realizzazione della stazione Irpinia. La preoccupazione in questo momento è su tutto il settore dell'automotive in Italia, perché noi abbiamo un tema di transizione che va affrontato attraverso due strumenti. Da un lato le politiche pubbliche, il governo, la regione, dall'altro lato il sistema delle imprese. Noi quello che sappiamo è che noi il nostro come organizzazioni sindacali e come lavoratori lo abbiamo fatto. Ora è necessario consolidare per quanto riguarda l'industria italiana autobus il percorso per il futuro. Basta ammortizzatori sociali e più investimenti in organizzazione del lavoro, perché il mercato in questo momento chiede autobus e noi dobbiamo essere in grado di fare gli autobus che il mercato in questo momento chiede, il mercato pubblico in Italia chiede. Come recuperare il fronte dei collegamenti su ferro? Il consigliere regionale Luca Cascone fa questa considerazione. Stiamo lavorando per l'elettrificazione del collegamento Salerno-Avellino, stesso discorso verso Napoli, col potenziamento di Codola, ma sono tutti dei palliativi che considerano di avere un minimo di collegamento su ferro, ma ritengo che per come è dislocata la provincia Irpinia, comunque il collegamento su gomma sarà ancora preferito, dagli utenti.